Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ed eccoci con come sarebbe la Lazio se non avesse venduto nessuno. Ovviamente questa rubrica è in collaborazione con Pablo Giallorosso come sempre, quindi se ancora non l'avete fatto passate sul suo canale che anche lui pubblicherà un video di questo tipo però con un'altra squadra. Detto questo partiamo subito, vi ricordo subito, è importante che io ve lo ricordi, che non possono partecipare alla scelta della squadra né giocatori che hanno smesso di giocare a pallone né giocatori che in questo momento non farebbero la differenza nella Lazio. Ad esempio Ledesma gioca ancora e Ledesma che giocava nella Lazio era fortissimo, ma il Ledesma di adesso non giocherebbe titolare nella Lazio, quindi se anche Ledesma avesse tenuto per tutto il tempo la maglia della Lazio fino ad oggi non giocherebbe titolare. Detto questo partiamo subito e partiamo ovviamente dal portiere. Il portiere ho deciso di metterci Stracoscia. Ragazzi, ci ho pensato un po', ha fatto un po' di ballottaggio con i vari Muslera, con i vari Marchetti, ma alla fine ho scelto Stracoscia. Ancora molto giovane, ha dimostrato con la Lazio di potersi prendere senza troppi problemi la porta bianco-azzurra, quindi complimenti a lui e va bene così. Per quanto riguarda la difesa, ragazzi, ho scelto la difesa a 4 e ho, diciamo, anche dei dubbi, perché allora il primo centrale, vabbè, ve lo dico, è De Frey, ok? Il primo centrale è De Frey. Credo che qui non ci sia nulla da dire, probabilmente negli ultimi 10 anni è stato il miglior difensore centrale che la Lazio abbia mai visto nella capitale, giocatore veramente fortissimo, formidabile, me lo prenderei subito e sono romanista, per cui ci mancherebbe altro. L'altro centrale ci ho pensato tantissimo, perché potevo prendere Wallace, potevo prendere Bastos, però non mi sembrano all'altezza. Alla fine ho scelto un po' con il cuore, anche se il cuore sinceramente per me che non sono romanista, niente, però ho scelto Radu. So che Radu non è proprio un centrale bensì un terzino, gioca centrale nella difesa 3 e so che è totalmente diverso, però ragazzi io posto davanti ad una scelta, alla fine ho preferito metterci Radu, che comunque sono tanti anni che gioca nella Lazio, conosce la Lazio, sa che cosa significa sacrificarsi magari in una partita importante come il derby, piuttosto che un Wallace o un Bastos, che per me c'è ancora tempo prima che ingranino. Detto questo passiamo ai terzini. Sulla fascia destra ho deciso di metterci Lichtsteiner, giocatore fantastico, ancora oggi secondo me giocherebbe titolare nella Lazio qualora giocasse ancora nella Lazio. Con la Juventus spesso fa delle partite e ruba il posto a De Sciglio, quindi giocatore fortissimo, è andato alla Juventus davanti ad una buona somma di denaro e quindi comunque per me oggi nella Lazio giocherebbe ancora titolare. Dall'altra parte ci ho messo Alexander Kolarov, molti laziali non lo possono vedere perché è andato alla Roma giustamente, però come stiamo vedendo nella Roma ad oggi sta facendo la differenza, quindi probabilmente la farebbe anche nella Lazio e quindi per me come terzino sinistro non ne abbiamo di migliori negli ultimi anni per quanto riguarda Lazio se non appunto questo Kolarov. Sulla mediana ho messo Lucas Leiva, ragazzi. All'inizio avevo messo Biglia perché comunque, dando un certo senso di importanza, forse Biglia era il più importante, però in vista delle prestazioni che stanno guardando le prestazioni che stanno facendo adesso Biglia e Lucas Leiva, per me Lucas Leiva è 3 spanne sopra questo Biglia, quindi sinceramente fra i due mi prendo Lucas Leiva, come potete vedere ho deciso di prenderlo. Il centrocampo a 2, cioè in senso centrocampo a 3, mediano e 2 centrocampisti, ho deciso di mettere, ve li metto qui insieme, Milinkovic, Savic e Luis Alberto. Sono due che sono esplosi in questa stagione, sono esplosi in questo momento e credo che non abbiano voglia di tirare indietro la gamba, stanno giocando molto molto bene. Milinkovic, Savic probabilmente, non me ne vogliano i tifosi della Lazio, andrà via per andare a vincere tutto in uno dei più importanti club al mondo, perché lo sta dimostrando, mentre credo che Luis Alberto un'altra stagione almeno a Roma se la farà, perché è fortissimo, si sta dimostrando fortissimo nella Lazio, gioca mezza punta diciamo, però ho deciso di metterlo a centrocampo perché quello inizialmente era il suo ruolo e mi serve uno che giochi in mezzo al campo perché non c'avevo alternative, c'avevo Parolo ma preferisco Luis Alberto. E secondo me comunque potrebbe diventare un giocatore importantissimo anche per il futuro per quanto riguarda la Lazio. Attacco a 3 ovviamente, 2 esterni e il centravanti. Gli esterni, allora partiamo da uno dei due ed è Candreva. Molti laziali non saranno d'accordo con me perché si è lasciato molto molto male con la tifoseria biancazzurra, però ragazzi io reputo che al di là del fatto che Candreva faccia un cross giusto ogni 6 mesi sia un giocatore molto buono e molto valido che possa fare il titolare in questa Lazio. Alla fine ho scelto lui perché comunque diciamo che i miei esterni in dubbio erano 3 e uno era lui e l'ho messo. L'altro, che ve lo vado a far vedere qua, è Felipe Anderson. Ho deciso di mettere Felipe Anderson, io ho fatto vincere il ballottaggio
con Keita. Keita Balde, ragazzi, per me è fortissimo, se n'è andato al Monaco fra l'altro per una cifra molto molto alta, però d'altra parte devo dire che mentre Anderson ha già fatto un paio di stagioni sempre da titolare, Keita è apparso più discontinuo, cioè ok, magari faceva 6 mesi in cui sembrava Gesù Cristo, poi 3 mesi in cui scompariva, poi si lanciava dal trampolino e gli facevano 6 mesi di multe con lui che stava in tribuna, quindi mi è apparso un pochino più discontinuo per questa Lazio, ho deciso di prenderci di metterci Anderson e Candreva. Infine la punta, ragazzi, Ciro Immobile, credo che qua non bisogni nemmeno parlarne, credo che l'attaccante, l'unico attaccante più forte di Immobile che ha visto la Lazio, la nuova Lazio di Lotito, è stato Miroslav Klose, che però si è ritirato. Qualora giocasse ancora probabilmente lo metterei perché era un giocatore infinito, però in questo momento vado a mettere ovviamente Ciro Immobile. Quindi ragazzi, vado a rileggere la formazione 4-3-3, Stracoscia fra i pali, Radu e De Vrij centrali, Lichtsteiner a destra, Kolarov a sinistra, centrocampo Lucas Leiva sulla mediana, Luis Alberto e Milinkovic Savic, Candreva, Anderson, Immobile. Fatemi sapere con un commento qui sotto se questo video vi è piaciuto, se siete d'accordo e su cosa non siete d'accordo come sempre. Io vi ringrazio per la visione, se vi dà più di vita lasciate un mi piace, in caso contrario un dislike. Boccia la lallere come sempre, ci vediamo ad un prossimo video e mi raccomando ragazzi, se volete un'altra puntata un sacco di mi piace qui sotto, dai!